I carabinieri della compagnia di Alghero hanno arrestato un 53enne del luogo, pregiudicato, per furto aggravato e porto abusivo di armi. L'uomo, nella mattinata di ieri, ha rubato il furgoncino delle consegne di una rivendita di gas in via Don Minzoni per tentare di rivendere il carico di bombole in giro per Alghero. I carabinieri lo hanno sorpreso lungo la banchina del porto, dove stava tentando una vendita ad alcuni pescatori. Il commerciante improvvisato è stato quindi bloccato e la successiva perquisizione ha permesso di rinvenire anche il portafoglio del vero venditore, una pistola a scacciacani priva del tappo rosso e un coltello a serramanico. L'uomo è stato arrestato ed accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. La rifurtiva è stata invece interamente restituita ai proprietari. È partito il 1 luglio il servizio di potenziamento estivo di emergenza sanitaria a Platamona, nei locali del centro iperbarico che a sua volta è ospitato nel centro cura e salute di Platamona. Il servizio è stato affidato dalla centrale operativa del 118 di Sassari, diretta dal dottor Piero De Logu, alla Associazione Sant'Anna, con sede a Sassari e Sorso. Gli equipaggi che vi operano sono tre, composti sia da uomini che da donne, e coprono turni di 16 ore ciascuno su tutto il litorale. La guardia medica è attiva 24 ore su 24. Sono 6 le guardie turistiche, 4 nel distretto di Sassari e 2 nel distretto di Alghero, che fino al 31 agosto offriranno assistenza medica lungo la costa. Il servizio ha funzioni sostitutive del medico di base e di pronto soccorso. L'Associazione Sant'Anna, attiva sul territorio regionale e nazionale dal 2007, fondata da Mario Loi, attualmente è guidata dalla figlia Monica e dal genero Gian Paolo Azzena, che ne portano avanti il lavoro grazie anche all'instancabile presenza e disponibilità di tutti i volontari in forza, altamente qualificati. L'associazione a tutt'oggi opera nel servizio di trasporto dei pazienti nefropatici per il servizio dialisi degli ospedali Civile e San Camillo di Sassari. Inoltre, l'associazione è convenzionata con il Policlinico Sassarese per il trasporto neonatale con apposita ambulanza. Si occupa di dimissioni ospedaliere dai vari reparti, dell'accompagnamento pazienti per visite programmate e anche di altri servizi sanitari e ospedalieri. La convenzione con il 118 è un importante traguardo raggiunto, ma l'associazione continua ad operare senza sosta per raggiungere tanti altri obiettivi, per poter così offrire alla popolazione un'assistenza sempre maggiore e professionale. Platamona è e sarà sempre la spiaggia dei sassaresi. Tuttavia, a guardarla oggi fa un po' tristezza. Il degrado regna sovrano, ovunque si volga lo sguardo non c'è nulla di nemmeno lontanamente appetibile per chi cerca un po' di refrigerio. Anche perché chi la sceglie come meta per una giornata di sole lo fa per una questione di comodità, è pur sempre la spiaggia a due passi da casa, tanto per i sassaresi quanto per chi abita a Sorso. Il Lido Iride, o meglio quello che ne resta dopo 40 anni di abbandono, è lì, in balia del tempo, dei vandali e del rimpallo di responsabilità e competenze. Discorso a parte merita il Lido di Sassari, per il quale esisteva un progetto di riqualificazione andato in fumo in tutti i sensi dopo l'improvvisa quanto prematura scomparsa dell'imprenditore che aveva deciso di farlo risorgere. Interessata da un incendio doloso, la struttura adesso è in fase di smantellamento. Probabilmente nascerà un parco giochi, ma tutto sta accadendo in piena stagione, quando forse bastava intervenire prima che i primi bagnanti facessero capolino sulla spiaggia. Pochi bagni a disposizione e se i visitatori usassero gli appositi cestini per gettare i loro rifiuti, probabilmente la spiaggia sarebbe anche pulita. Qualche chioschetto che ancora resiste, ma per il resto ci sono solo il mare, la sabbia e nulla più. Insomma, le infrastrutture sul litorale non sono sufficienti, restano i ruderi di costruzioni oramai inesistenti che sono un pugno allo stomaco per chi di Platamona ha conosciuto i fasti ed oggi invece può solo accontentarsi di una cartolina sbiadita.
Ben trovati anche oggi con un nuovo appuntamento di TeleG in radio. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo i nostri contatti 079 26 11 50 se ci volete chiamare, info@teleg.tv se invece preferite mandarci una mail. Vi ricordo anche il nostro sito che è www.teleg.tv, all'interno del quale tutti i giorni troverete tutti i nostri notiziari, l'archivio dei notiziari e naturalmente tutte le nostre produzioni. Oggi vi leggo la notizia di un convegno che si terrà il 14 luglio prossimo. L'obiettivo è quello di avviare una riflessione condivisa sul delicato e doloroso tema della violenza sui minori, quindi porre l'accento sul fenomeno della violenza, in particolare sulla donna, che vede i bambini impotenti spettatori. A sollevare questi temi sarà il convegno La violenza sui minori, costruire percorsi di accoglienza e ascolto per i bambini vittime di violenza assistita, in programma per il prossimo 14 luglio alle 15 nella sala conferenze del Palazzo dell'ex Infermeria San Pietro a Sassari. Ad organizzarlo sono il Comune di Sassari, la ASL di Via Cataluchino, in collaborazione con il gruppo di lavoro sui maltrattamenti e gli abusi sui minori, e il consorzio Andalas de Amistade. La violenza assistita, spiegano gli organizzatori, determina nei bambini interessati significativi traumi nello sviluppo delle personalità e compromette la loro possibilità di diventare adulti autonomi e determinati nel mondo. Direttamente collegata alla violenza sulle donne, la violenza assistita rappresenta il fattore di rischio che porta i bambini a diventare vittime o carnefici nelle relazioni adulte. Pertanto, si evince come gli interventi di prevenzione siano strategici per contribuire a sradicare il fenomeno della violenza di genere, con le sue conseguenze sociali, sanitarie e psicologiche. Durante l'incontro verrà distinta la violenza assistita da altre forme di maltrattamento nell'infanzia e si analizzeranno le conseguenze nella crescita dei bambini che vivono in un sistema familiare dove la relazione di attaccamento alle figure significative è compromessa. Gli interventi dei relatori contribuiranno a delineare percorsi di intervento a tutela delle piccole vittime. Ad aprire i lavori saranno i saluti del sindaco di Sassari, Nicola Sanna, del commissario straordinario della ASL, Agostino Susarellu, dell'assessore alle politiche di coesione e sociale del comune di Sassari, Grazia Manca, e della presidente della commissione comunale pari opportunità, Consuelo Sari. Seguirà la relazione La violenza assistita nel quadro più generale dei maltrattamenti e abusi sui minori della psicologa Lorenza Bazzoni del GLAM di Sassari. La responsabile del progetto Antiviolenza Aurora del Comune di Sassari, Maria Giovanna Campus, esporrà invece gli interventi a favore dei minori vittime di violenza assistita. Ad Antonio Minisola, giudice del Tribunale per i minorenni di Sassari, il compito di parlare della tipologia dei provvedimenti del giudice del Tribunale per i minorenni. Seguirà quindi l'intervento incentrato sulla tipologia delle richieste del pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni a cura di Luisella Fenu, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Sassari. Sarà invece l'avvocato Vittorio Campus, esperto in diritto della famiglia e dei minori, a introdurre il discorso sulla tutela penale dei minori vittime di violenza. A chiudere i lavori l'intervento di Agostino Loriga della cooperativa Andalas de Amistade, che parlerà della favola come veicolo relazionale nell'ascolto del minore vittima di violenza assistita. A moderare i lavori sarà Francesco Cattari, direttore del servizio sociosanitario e coordinatore del GLAM dell'ASL di Sassari. Del GLAM dell'ASL di Sassari, scusate. Il convegno sarà anche l'occasione per parlare del nuovo bando della gestione del progetto Aurora, che delinea interventi mirati al contrasto alla violenza assistita attraverso azioni di prevenzione nel territorio e una rimodulata operatività dell'equipe psicoeducativa. Durante l'incontro, infine, sarà presentata la guida informativa Infanzie Tradite, curata dal GLAM del Servizio Sociosanitario dell'ASL di Sassari, e la favola Piccolo Orso scopre l'Aurora del consorzio Andalas de Amistade. Questa era la notizia dell'importante convegno che si svolgerà a Sassari il 14 luglio. A me, come sempre, non resta che salutarvi, ringraziarvi per averci scelto anche oggi, darvi l'appuntamento alla prossima. Ciao e grazie. Dopo la pausa pubblicitaria, la seconda parte del notiziario. Ciao. Tonight, we are.
una mamma ti disi, figlio caro ponimenti, lascia ricrapizzi, in chi c'è vita di tu menti, diventi mare andata, è piena di maranni, e la gioventù abbandonata, chi si zimori in pochi anni. Figlio caro, e stavi attento, evita tutto chiuso, se no venarà un momento che sarà di tutto improvviso, ma tu più appretto, non mai così bagnetto. Ma si rassicuri così, per la senza giù la voce, che avrà comprendi che mamma toia è buona. Figlio caro, e stavi attento, evita tutto di giù, se no venerà un momento. Chi sarà di tutti improvviso? Su cammino e tanto lavorare se ancora mamma noia vicino. Figlio caro, stavi attento. Figlio caro, stavi attento. Figlio caro. Nello di Monda, 1964-2014, 50 anni di attività pittorica. La mostra è visitabile da lunedì alla domenica dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 20, fino all'11 luglio nella Sala Ugo Righi in Via Roma 25 a Sassari. Ente concerti Marilisa De Carolis, campagna abbonamenti 2015-2016, diritto di prelazione vecchi abbonati entro il 16 luglio prossimo. Info da lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 allo 079 23 2468 o 079 23 7579. Indirizzo mail enteconcerti.decarolis@enteconcerti.191.it. Music Street Ball, terza edizione, fino all'11 luglio presso i campi dell'Oratorio di San Paolo. Torneo di pallacanestro 3 contro 3, contest di graffiti, DJ set e gara canora. TG, informazione e approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30. Thank you.